Beh, le Marche sicuramente, essendo umbro, chiaramente li conosco anche abbastanza bene, sono sicuramente borghi straordinari, anche la presenza qui alla BIT è una presenza ben organizzata, quindi avendo creato l'associazione regionale hanno dimostrato di essere molto uniti, di voler lavorare insieme, di produrre una immagine delle Marche forse meno conosciuta di quella tradizionale, però molto importante, perché riguarda soprattutto le aree interne, questi stupendi borghi dove ci sono delle comunità che meritano di essere salvate, devono essere aiutate, soprattutto perché i giovani possano rimanere all'interno di questi centri, perché sono il futuro e il futuro è la tradizione, la cultura, che qualcuno deve salvaguardarla e chi meglio dei giovani. E come si può fare per comunicare la bellezza di questi borghi? Perché sono piccoli borghi, magari un po' collocati in luoghi un po' impervi. Come si può fare per comunicarli al mondo? Chiaramente noi abbiamo un sistema di comunicazione molto, molto strutturato, molto forte, che va attraverso il web, attraverso la carta stampata, quindi la rivista, la guida, tutti i social, siamo presenti su tutti i social in maniera massiccia e in più abbiamo accordi anche con dei tour operator a livello internazionale che permettono di realizzare intanto il prodotto e poi venderlo anche in tutto il mondo.